Vedo appena collegato nel mio video il ministro Roberto Speranza. Buongiorno, ministro. Il ringraziamento mio personale e di tutti i 600 pediatri di famiglia che stamani sono collegati e partecipano al congresso nazionale sindacale della FIMP. Ti do subito la parola, non prima di aver espresso un ringraziamento da parte della FIMP per sempre questa continua attenzione a quelle che sono le problematiche del territorio, a quelle che sono le problematiche, le esigenze delle cure primarie, a quelle che in questo terribile periodo sono state le azioni che abbiamo dovuto mettere in campo, a volte con sacrificio, ma che hanno ancor più sottolineato la voglia, la responsabilità che sentiamo, e in particolare come pediatri di libera scelta nei confronti degli assistiti, dei cittadini più piccoli, degli under 16. E quindi ancora una volta ti ringraziamo soprattutto per aver avuto quella sensibilità, a volte ad ascoltarci, a volte a cercare di smussare certe problematiche che le azioni potevano da fare, potevano mettere in campo. Quindi io più tardi nel corso della mia relazione farò proprio poi un excursus di tutto quello che in questi, soprattutto gli ultimi 2 anni, sono le cose che sono state fatte e risottolineate, perché a volte nell'evoluzione quotidiana delle cose se ne perde traccia. Tutte cose molto importanti, tutte azioni legislative, decreti che hanno fatto sì che il territorio acquisisse sempre di più la sua importanza. L'augurio nostro è che si possa andare avanti, e concludo dandoti la parola, sottolineandogli, come sempre, quando si parla con un ministro, si coglie l'occasione per chiedere qualcosa, lo fanno tutti, lo facciamo anche noi, ci devi scusare. Due cose in particolare noi avremmo piacere di ottime cose che sono state fatte e che sono state messe in atto grazie a provvedimenti di tipo emergenziale, quindi, e che noi vorremmo mettere a regime perché sono necessarie nell'ambito del mantenimento della pediatria di famiglia e di uno sviluppo della pediatria di famiglia. Uno è quel provvedimento sull'integrazione del fondo previsto, il fondo del nostro ACN previsto sui 10 milioni che l'ultima legge di bilancio ha messo sulla possibilità di acquisizione del personale di studio, un qualcosa che non può essere solo per il 2021 o non dovrebbe esserlo, e quindi la richiesta è di trovare il modo che questo piccolo finanziamento, insomma, in un ambito servizio nazionale è un piccolo finanziamento, sia messo a regime. E la stessa cosa la norma che un anno fa abbiamo messo per l'ingresso degli specializzandi del quarto e quinto anno di pediatria nell'ambito della pediatria di famiglia. Abbiamo bisogno di ricoprire incarichi anche provvisori o semplici sostituzioni, ma come ben si può immaginare, c'è particolarmente necessità laddove c'è più carenza, e le maggiori carenze saranno nei territori più disagiati, dove non possiamo perdere la presenza del pediatra di famiglia. E siccome è in atto, come stavo dicendo, appena ti sei collegato, un grande ricambio nell'ambito della nostra professione, avere la possibilità di poter appunto utilizzare gli specializzandi in pediatria è qualcosa che chiediamo. E con questo ti do la parola e ti ringrazio di nuovo. Grazie Paolo, sono io a ringraziare te e a ringraziare attraverso te tutti i pediatri del nostro paese. E ho avuto modo in questo anno e mezzo da ministro di apprezzare il tuo lavoro personale, il lavoro di tutti voi, questa straordinaria rete di prossimità, di vicinanza alle esigenze delle persone, delle famiglie, che io ritengo sia un vero patrimonio del nostro paese su cui dobbiamo continuare ad investire con tutte le energie che abbiamo. E credo che il vostro congresso, la vostra discussione di queste ore possa aiutarci anche rispetto alle sfide che abbiamo all'orizzonte. Io penso che nei prossimi mesi,
dobbiamo provare a lavorare su due obiettivi fondamentali e questo vorrei provare a condividere con voi anche in questo saluto di stamattina. Il primo grande obiettivo non può che essere quello legato alla chiusura di questa fase così difficile legata all'emergenza Covid. Abbiamo vissuto un anno difficilissimo, dobbiamo avere il coraggio di dirci sempre fino in fondo la verità. È stato un anno drammatico per il nostro paese, lo dimostrano i numeri dei decessi, la pressione incredibile su tutte le strutture e i presidi sanitari, e dobbiamo necessariamente in queste ore continuare a lavorare su tutti i fronti possibili perché l'emergenza venga affrontata nel modo migliore. E oggi rispetto all'emergenza ci sono due verità che possono apparire in contrasto tra loro ma che in realtà non lo sono. La prima è la verità di una situazione ancora non semplice, non facile. Io ho sempre detto che la politica deve dire come stanno le cose, che le istituzioni devono sempre dire ai cittadini esattamente come stanno le cose. E noi non siamo in un momento facile, perché l'impatto della variante inglese, in modo particolare, che è la variante prevalente in questo momento nel nostro paese, ha rialzato il numero dei contagiati, ha rialzato la pressione sul Servizio Sanitario Nazionale, purtroppo ha aumentato anche nuovamente il numero delle persone che non ce la fanno. E questo ci ha portato anche a nuove ulteriori misure restrittive. In questo momento la maggior parte degli italiani vive in zona rossa, siamo stati costretti ad assumere misure ancora rigorose che per quanto appunto comportino sacrifici per le persone sono però l'unica strada che abbiamo, l'unica carta che abbiamo se vogliamo piegare nell'immediato questa curva e rimetterla sotto controllo. Però insieme a questa verità, cioè alla verità di una fase ancora complessa con cui dobbiamo fare i conti guardando in faccia, dritti negli occhi, i problemi che ci sono, c'è una seconda verità, e che oggi abbiamo tra le mani strumenti che non avevamo solo pochi mesi fa. Penso prima di tutto ai vaccini, ma penso anche agli anticorpi monoclonali, penso a farmaci che piano piano la scienza riesce a mettere a disposizione della comunità medica e del nostro Servizio Sanitario Nazionale. Io penso che quindi dobbiamo accelerare il più possibile sulla campagna di vaccinazione. Ci stiamo provando, chiaramente in una prima fase la difficoltà è stata prevalentemente legata al collo di bottiglia del numero ridotto di dosi in arrivo. L'auspicio è che nelle prossime settimane queste dosi possano arrivare in maniera molto più consistente e noi avremo bisogno, di fronte a più dosi a nostra disposizione, di sprigionare tutte le energie di cui disponiamo. Per questo anche abbiamo sottoscritto, e io ve ne sono grato, un accordo col mondo della pediatria di libera scelta, un accordo che ci consentirà al momento giusto anche di mettere in campo ciascuna delle vostre particolarità, della vostra capacità di stare sul territorio. Di quell'accordo, dell'accordo che riguarda i pediatri di libera scelta, mi pare particolarmente bello e da sottolineare il punto in cui ci si fa carico in qualche modo dei genitori, dei più piccoli che hanno con sé problemi di fragilità. Ecco, io penso che quella scelta di farsi carico anche della vaccinazione di quei genitori che appunto hanno in cura bambini che non hanno purtroppo situazioni semplici ma che sono portatori di fragilità va nella direzione giusta di un Servizio Sanitario Nazionale che si prende davvero cura di tutti. Quindi questa è la prima grande sfida che abbiamo di fronte a noi, vincere l'emergenza. Questa io credo che sia la premessa anche per tornare poi a svolgere le attività più ordinarie che spesso sono state messe a dura prova nelle ultime settimane. E mentre facciamo questo, cioè mentre lottiamo sull'emergenza, dobbiamo programmare e progettare la sanità del futuro. E questo secondo pezzo mi sta particolarmente a cuore, perché penso che poi sia quello che veramente deve provare a disegnare i prossimi 10-15 anni del Servizio Sanitario Nazionale Italiano. Io in questi mesi ho ripetuto continuamente una frase molto bella di Papa Francesco, una frase luminosa: peggio di questa crisi c'è solo il rischio di sprecarla. Noi non dobbiamo sprecare questa crisi. E non sprecarla significa prima di tutto ricominciare a investire nel Servizio Sanitario Nazionale. Servono più risorse, noi stiamo provando a metterle in campo e serve spenderle meglio.
serve riformare un servizio sanitario nazionale che ha bisogno, diciamo, di leggere quello che sono stati questi mesi e costruire con coraggio il proprio futuro. E io penso che nella riforma del servizio sanitario nazionale il punto fondamentale sia proprio il rafforzamento del territorio. La parola chiave della riforma del servizio sanitario nazionale per me sarà la parola prossimità, in un'idea di vicinanza, in un'idea di presa in carico, in un'idea di un servizio sanitario nazionale che costantemente si occupa delle persone, un servizio sanitario nazionale che va dalle persone, che si prende carico dei loro problemi e non il contrario, non persone che devono inseguire un servizio sanitario nazionale che alcune volte è persino difficile da acciuffare, da prendere. E fare questo significa investire prima di tutto sulle donne e gli uomini del nostro servizio sanitario nazionale, perché poi è chiaro che le nuove tecnologie ci offrono opportunità straordinarie, su esse dobbiamo investire, la teleassistenza, le reti telematiche, i big data, i modelli previsionali, ma poi alla fine quello che conta di più, secondo me, sono e restano sempre le donne e gli uomini che ogni giorno hanno rapporti con gli individui, con le persone, con chi ha bisogno di una parola, con chi ha bisogno di capire come sta, con chi ha bisogno di una rassicurazione sul proprio stato di salute, su chi ha bisogno di essere immediatamente indirizzato, ove ve ne sia necessità, a cure che siano giuste, appropriate ed efficaci. E allora dentro questo contesto, nel nostro disegno, il territorio diventa la cosa fondamentale. Dentro questo schema c'è il vostro ruolo per la funzione che rivestite. Quando un genitore accompagna il proprio figlio in uno dei vostri studi, c'è sempre un atto di fiducia. E quella fiducia è un patrimonio straordinario del paese. Io credo che su questo noi dobbiamo investire più che su ogni altra cosa. Quando ho voluto, Paolo, come ricordavi, mettere dentro l'ultima manovra di bilancio quelle risorse in più perché i vostri studi siano più forti, siano più capaci di offrire servizi, l'ho fatto esattamente in questa linea, in questa direzione. Io sono convinto che sia la linea giusta che dobbiamo continuare a spingere, perché il vostro studio su un territorio, non importa se è una grande città, se è una città piccola o se addirittura è una piccolissima comunità, il vostro studio è un pezzo del servizio sanitario nazionale, è un pezzo di risposta alla domanda di salute dei nostri concittadini, e io credo che non ci sia niente di più prezioso. Per questo sui vostri studi dobbiamo investire, così come dobbiamo investire sulla necessità anche di favorire multidisciplinarità, reti, connessioni, gruppi dove competenze possono stare insieme. Penso alle case di comunità, penso alla necessità appunto di tenere insieme competenze che possono guidare, orientare e rispondere alle esigenze dei cittadini. E allora questa è la sfida dei prossimi mesi e delle prossime settimane: affrontare l'epidemia, piegare questa curva, vaccinare al più presto possibile tutti gli italiani e quindi costruire le condizioni per uscire da questa stagione così drammatica. E nel frattempo progettare, programmare, costruire il nuovo servizio sanitario nazionale. E le risorse sono un tema fondamentale. Per troppi anni ci sono stati tagli e la parola riforma è stata utilizzata alla fine per nascondere dei tagli. Questa volta dobbiamo invece investire, cambiare il servizio sanitario nazionale mettendo in campo nuove risorse. L'Europa ci offre degli strumenti. I soldi del Recovery Fund vanno esattamente in questa direzione. 20 miliardi di euro che noi vogliamo mettere soprattutto al servizio di una riforma e di un rilancio del nostro sistema pubblico di difesa della salute. Dentro questo contesto, e mi fermo, io credo che dobbiamo ancora rafforzare la nostra relazione. In questo anno e mezzo abbiamo lavorato insieme spesso, noi ci siamo visti personalmente in tante occasioni, e io ho avuto modo di conoscere il valore del vostro lavoro sui territori e anche la serietà, l'abnegazione che tu in primis, Paolo, hai portato alla nostra attenzione, alla nostra discussione, difendendo chiaramente il punto di vista di chi rappresenti ogni giorno, anche per le richieste che oggi stesso hai voluto riportare, su cui c'è la mia massima attenzione anche nei prossimi provvedimenti normativi. Io penso che la riforma del servizio sanitario nazionale
non si può fare nel chiuso di una stanza. Non basta un ministro della salute, un presidente del consiglio, un presidente di regione, un assessore regionale. Lanciare il Servizio Sanitario Nazionale deve essere il frutto di una grande impresa collettiva. Nessuno può pensare da solo di vincere questa sfida. Per questo abbiamo bisogno di confrontarci, di parlare, di affrontare i problemi. Dove ci sono criticità non vanno nascoste, vanno portate al tavolo perché si possano individuare soluzioni appropriate. E questo è vero sempre, è vero per l'emergenza, è vero per la quotidianità, è vero per l'attualità, ma è vero soprattutto quando finalmente, dopo molti anni, si hanno le risorse per programmare la sanità del futuro. E allora io mi aspetto questo, mi aspetto di continuare a lavorare insieme in un continuo confronto, in una capacità di condivisione, di elaborazione, anche di critica quando necessario dello status quo per vincere assieme questa sfida. E questo è l'impianto che mi guida personalmente, l'idea che si governi meglio ascoltando, si governi meglio col confronto, si governi meglio aprendo luoghi e spazi di discussione in cui insieme si può capire qual è la scelta migliore da compiersi. E allora io non voglio aggiungere altro se non darvi un vero in bocca al lupo per queste ore di riflessione, per questo congresso importante, per questo momento in cui vi confronterete sul futuro della pediatria nel nostro paese e in cui insieme avrete modo ancora di dare un contributo alla costruzione di un servizio sanitario nazionale più forte. Vi ringrazio per avermi invitato e contate su di me. Ecco, io sono a disposizione per continuare a lavorare insieme per dare le risposte che tutti i nostri cittadini aspettano. Chiudo dicendo questo. È chiaro che la crisi ci ha fatto male e ora la consapevolezza di chi ha responsabilità a tutti i livelli è che abbiamo la straordinaria occasione di trasformare la crisi in un'opportunità. Guardate, la crisi è arrivata, il virus è arrivato, ha impattato in maniera violenta su tutto il mondo. Ormai tutti sono consapevoli che di fronte a questo virus era davvero dura ed è ancora davvero dura, diciamo, a resistere, combattere, come pure abbiamo fatto, io credo, con la massima generosità e avete fatto soprattutto voi che siete impegnati naturalmente in prima linea. Ora la sfida è questa: trasformiamo la crisi in un'opportunità. Oggi più che mai le persone, le donne e gli uomini del nostro paese, quelli che incontrate tutti i giorni, i genitori dei vostri giovanissimi pazienti, sono più consapevoli di prima. Rispetto a un anno e mezzo, due anni fa, tutti sono molto più consapevoli che il nostro Servizio Sanitario Nazionale è davvero la cosa più preziosa che abbiamo. E allora oggi ci sono le condizioni per trasformare quella crisi in una grande opportunità di ripartenza. E insieme sono convinto, col dialogo, col confronto, con la capacità di ascoltarsi, questa operazione possiamo farla e rendere più forte il nostro Servizio Sanitario Nazionale e più capace il nostro Paese di rispettare quel meraviglioso mandato dell'articolo 32 della nostra Costituzione. Vi ringrazio e buon lavoro per queste ore di congresso.